Benvenuto a Rino Massa, presidente degli Arcieri Collegno e del comitato organizzatore della Coppa Italia Centri Giovanili. Cosa ha comportato l'organizzazione di questo evento? La difficoltà principale è stata, difficoltà per modo di dire naturalmente, è stata quella di medesimarsi un pochino a misura giovanile. Devi diventare un giovane e vedere le cose da quell'angolazione. E come mai vi siete proposti per organizzare la Coppa Italia? Gli Arcieri Collegno hanno più di 100 associati, di cui 40 classi giovanili. Ci sembrava opportuno e quasi un fatto dovuto. Per voi questo è solo il punto di inizio per un evento con più partecipazione in futuro, oppure pensate che questa esperienza sia l'unica? Naturalmente è solo l'inizio. Grazie e buon proseguimento. Prego. Benvenuto a Paolo Maccagno, assessore alla qualità della vita con delega allo sport del Comune di Collegno. Grazie. E cosa vuol dire per il Comune di Collegno ospitare un evento nazionale giovanile di tiro con l'arco? Ma allora, innanzitutto è per noi la prima esperienza, perché noi abbiamo gli arcieri sul territorio da 3 anni, è stato un incontro fantastico, nel senso che è stato prima ci hanno annusati per capire un attimino come città, cosa potevamo offrire per lo sport e anche e soprattutto per uno sport che voleva rivolgersi ai giovani. Io fortunatamente sono un assessore allo sport con delega anche ai giovani e quindi ho colto, come dire, con particolare gratitudine un'associazione che volesse venire a lavorare sul territorio con uno sport nuovo, anche se vogliamo di nicchia, ma proprio in questo senso anche fuori un po' dalle ombre anche che talvolta minacciano altri sport, altri sistema sport. Quindi anche quando ho incontrato Rino, lui ci ha particolarmente entusiasmato col suo entusiasmo, con la sua passione. L'idea loro era di rivolgersi in particolare ai giovani e l'hanno dimostrato proprio con questo primo evento che è dedicato proprio ai centri giovanili, quindi per noi è stato il massimo da questo punto di vista, cominciare con i giovani in uno sport nuovo. A proposito del tiro con l'arco, che è appunto uno sport di nicchia, uno sport che si sta diffondendo adesso, ha parlato di un primo evento, ci sono altri progetti per il futuro? Ma sicuramente loro sono proprio bravi e quindi, come dire, se in 2 anni e mezzo sono arrivati a questo evento, alla nona Coppa Centri Giovanili, penso che si può sicuramente pensare ad altro. Mi hanno parlato di un trofeo nazionale Pinocchio e verifichiamo. Naturalmente devo anche dire che la nostra amministrazione è molto presente. Noi diciamo che dal 2010 al 2012 non abbiamo intaccato il bilancio dello sport facendo dei sacrifici importanti. Soltanto 2 bilanci non abbiamo intaccato, cultura e sport. Penso che significhi qualche cosa. Però è anche vero che la stretta sul 2012-2013 è molto forte e naturalmente la nostra risposta col cuore è: noi ci saremo. Però bisogna anche vedere nelle tasche quanto avremo e quanto potremo aiutare questa bella associazione. Grazie e buona serata. Grazie mille, vinca il migliore, ma che tutti si divertano. Arrivederci. Lucrezia Belmonte dell'Arcieri Collegno. Ciao Lucrezia. Ciao. Alla tua prima esperienza alla Coppa Italia Centri Giovanili, sei emozionata? Parecchio. Sono anche molto agitata, quindi spero di fare bene domani e non so. Tu parteciperai nella classe ragazzi. E come vi siete preparati con la vostra società? Allora, mi sono preparata insieme ai miei compagni 4 giorni a settimana per 2 ore e alcune volte facevamo anche degli extra alla sera, sempre di 2 ore più o meno. E a livello individuale, come ti aspetti qualcosa per domani? Sì, vorrei fare il mio record più o meno sui 520-500 per prima di tutto soddisfare me stessa e soddisfare anche il mio allenatore. Allora, in bocca al lupo e a domani. Ciao, a domani. Benvenuto Mario Scarsella, presidente federale della Federazione Italiana del Tiro con l'Arco. Mi fa piacere vederla nelle vesti di cronista e non nelle solite vesti di responsabile del settore Infitarco. Comunque grazie e benvenuta anche a lei qui in Piemonte. Sta per iniziare la Coppa Italia Centri Giovanili, proprio qui in Piemonte, sua terra d'origine. E come si sta sviluppando il movimento arcieristico giovanile in Italia?
Beh, la domanda era più pertinente se fosse stata fatta al vicepresidente, che è responsabile del settore giovanile, però la ringrazio di averla fatta a me, in quanto sono innamorato del settore giovanile della Fitarco. Stiamo lavorando moltissimo per far sì, dare in modo al nostro settore giovanile di crescere. A livello mondiale c'è una crescita esponenziale, quindi non possiamo perdere altro tempo assolutamente se non vogliamo trovarci poi nelle posizioni non consone a una federazione come la nostra. Un bilancio invece dei risultati federali del 2011? Beh, questa è una domanda che mi hanno già fatto in tanti e ti dico grazie Carla di averla fatta, perché voglio congratularmi con i ragazzi. I ragazzi quest'anno sono stati favolosi, noi avevamo un unico vero obiettivo quest'anno, senza tenere dietro le altre specialità in cui abbiamo vinto un campionato del mondo nel 3D e in cui siamo stati secondi nel medagliere agli europei di campagna, però noi avevamo un obiettivo unico, non andare sul podio ma vincere le qualificazioni olimpiche, vincere le carte olimpiche. I ragazzi non sono stati solo così bravi da vincere le carte olimpiche, ma la squadra femminile ha vinto la medaglia d'oro e la squadra maschile ha vinto la medaglia di bronzo, quindi un bravo e un grazie a loro, ai loro allenatori e ai loro allenatori personali. Complimenti per i risultati e buona serata. Buona serata a te, ma a me complimenti su questi non li merito. Per altre cose magari sì, per questo no, grazie.